Siamo nel post gara di New Taranto contro il Bernalda Futsal con i due tecnici del Bernalda, Marzio Volpini alla mia destra e Rocco Suriano alla mia sinistra. Iniziamo con mister Volpini. Una gara bellissima, aperta fino agli ultimi istanti della gara e tra l'altro con una delle regine del torneo. Un commento, mister. È stata una partita molto difficile, molto tirata, che i ragazzi di Bernalda si hanno comportato molto bene in tutti gli aspetti del gioco, sia negli aspetti tecnici, negli aspetti mentali, sono riusciti a controllare il gioco, diciamo, tramite la palla, che è quello che facciamo ogni giorno in allenamento. È piaciuto tantissimo quello che hanno fatto oggi, il loro impegno e quello che hanno lasciato in campo. E quanto può servire questo match vinto su un terreno davvero ostico qui al Pala Curti Vecchi anche per il futuro? Quanto aumenta la consapevolezza della squadra? La consapevolezza è sempre quella, Nico, di fare sempre meglio di ieri, no? Abbiamo fatto molto bene oggi, abbiamo anche qualcosa, sempre qualcosa da migliorare. E quella è la consapevolezza, non cambia niente, è una partita difficilissima e noi, io e il mister, lavoriamo sempre su quell'idea, fare pala dopo pala, giorno dopo giorno. Questa è stata una partita che abbiamo saputo interpretare le difficoltà e risolvere le situazioni che sono venute fuori, no? Interpretare le difficoltà e risolvere le situazioni, mister Suriano, dove il Bernalda ha vinto questo match davvero ostico? Anche se l'ha fatto per poco tempo, in tutte e due le frazioni di gioco, nel possesso siamo micidiali, il gioco di mister Volpini, che non è né un 4-0 né un 3-1, come dice lui, non è una gessatura, giocare a due tocchi, andare fra le linee, lì l'abbiamo ammazzato. Quando abbiamo preso la palla fra le linee siamo andati forse 10-12 volte 1-0, proprio senza difesa, e quella ha fatto la differenza, il possesso palla, la gestione del mister, la squadra, il portiere a noi fa sempre le parate nei momenti importanti. Ma questa è una squadra bella, forte, diciamo, predestinata perché... E anche di carattere. E anche di carattere, perché è una squadra completa, anche quando va sotto, anche quando ha preso il 5-3, il 5-1, l'1-0, era sempre sicuro di quello che faceva. Quindi noi diciamo sempre che quando il giocatore sa che fare senza e con la palla, e difficilmente esci dal campo senza punti. E la differenza quest'anno la sta facendo questa. Come ho detto alla prima intervista della presentazione, stiamo mettendo la ciliegina alla torta di Edo Amaral. Lucas Bocca, uno dei perni di questo Bernalda, non era facile una trasferta del genere, soprattutto con una delle squadre accreditate alla vittoria finale del campionato, questa New Taranto che davvero ha dato battaglia ed era anche passata in vantaggio. Un commento alla gara, tu che sei stato tra i protagonisti. Sì, una gara molto difficile, però abbiamo allenato tanto questa settimana, lavorato troppo. Facciamo bene questo lavoro di Marcio Volpini, che arriviamo a campo e stiamo tranquilli per fare tutto che parla lui a noi. Ti faccio un'ultima battuta, so che tu stai ancora imparando bene a parlare l'italiano, ma ti faccio già i complimenti. Quanto aumenta la vostra consapevolezza e la vostra forza questa vittoria contro questa squadra? Tra l'altro una gara che è stata apertissima fino agli ultimi istanti di gara. Sì, però con piedi per terra, con umiltà. Troppo umiltà, perché il campionato è lungo e andiamo a lavorare troppo come facciamo desde l'inizio del campionato per arrivare fino alla fine con il miglior posto.